in settembre. Elio Zorzi e Ottavio Croce si precipitarono a Roma, scossero il Ministero degli Esteri da problemi che allora posso immaginare quali fossero, dell'Italia che iniziava il suo cammino come nuova Repubblica. Organizzarono una spedizione a Parigi e riuscirono a fare un accordo a Parigi in base al quale Venezia sarebbe rimasta agosto-settembre e Cannes sarebbe stata fatta in primavera. Una decisione che per i destini futuri della mostra di Venezia è stata una decisione, direi, storica e di grande importanza, perché oggi in qualche misura possiamo ricordare come un evento importante, ecco, raggiungo altro. E quindi maggior ragione, ecco, la storia dovrebbe sollecitare i giovani. Credo che nel college scrivere in residenza si vada proprio a lavorare intorno agli anni dimenticati, sia quelli della damnatio memoria, sia quelli della dimenticanza, e quindi concludo questa parte con ringraziamento ai nostri, tutti coloro che ci hanno sostenuto, dal MIBAC, dalla Regione, al Comune, i nostri main sponsor Campari, Lexo, Gisele Couture, Mastercard, Armani, Armani Beauty, Rai, Moishandong, Manila Grace, Aerodormiti, Radio Italia, Trevitalia.